sole a farci abbandonare. Fai che venire a Parigi, a Capura, a Beirut. Fai che venire a Parigi, a New York, a Pechino, a Hong Kong. E con me a correre sulla circonvallazione, che ho voglia di stordirmi un po' coi fumi dello smog. E senti buoni, e senti buoni, Stati Uniti bombardare l'Iran, bombardare l'Iran, bombardare l'Iran. Saremo i vostri migliori fornitori di mine. Fargli venire a Parigi, a Kabul, a Beirut, per forza di merito vado attraverso il mare. Fargli venire a Parigi, a Kabul, a Pechino, a Hong Kong. Vieni con me a correre sulla circonvallazione, a sentire sparare appena fuori dai poligoni, a sentire sperano dei passi dei cimiteri, monumentali dei funerali di Berlinguer, a vederli sparire a Firenze per scrivere il cambio che raccoglie la spazzatura alle 6 di mattina. Facevano l'università e alcuni si picchiavano in garage, lasciando come ultima volontà le poesie di Vion. Tre parecchi facevano l'università e alcuni si impiccavano in garage, lasciando come ultima volontà le poesie di Vion. Lettere d'amore guardando i lampioni spenti e gli spacciatori tunisini che si rincorrono in strada scambiandosi opinioni concitate e tirandosi delle bottiglie di Moretti da 66 vuote che fanno meno male. Le nostre diete mediterranee demolirebbero edifici interi di intere generazioni, come la moderazione di questi governi. Le tue mani da queste parti, le porte di carta di questo appartamento, precaria era l'aria e anche l'acqua della doccia e le lettere di Susanna Ronconi dal carcere speciale. Il diario minimo di un altro tempo. Da Voghera, dalla massima sicurezza, dal 1983 Susanna Ronconi scriveva: le divise informi di stoffa ruvida con stampigliato sulla schiena Trani, 1944, ma eravamo belle lo stesso, bastardi, Dio se eravamo belle. E quando mettevano brutta musica a tutto volume, sparata dagli altoparlanti in tutti i corridoi per impedirci di comunicare tra noi, noi cantavamo più forte, fino a gonfiare le vene del collo. E quando, al momento dell'arrivo, ci mettevano nude in fila e ci facevano fare 6 flessioni e poi ci cacciavano a forza sotto le docce calde per vedere se la vagina, rilassata dal calore, lasciava cadere esplosivi, messaggi cifrati, documenti politici, lettere d'amore clandestine, cacciavamo le lacrime in gola e cercavamo i nostri sguardi più sprezzanti e perfino qualche scintillio di ironia. E quando, rivestite delle divise naziste, calze color militare che scendevano al polpaccio ad ogni passo e scarpe di cartone incalzate dal fiato sul collo dello sbirro che dava il ritmo dell'apertura dell'infinita teoria dei cancelli blindati, ripetendo muoviti puttana, se anche allora eravamo belle, bastardi, Dio se eravamo belle.